La raccolta dei rifiuti non sarà affidata ai privati, a meno che non sia la complicata vicenda originata dal fallimento di Messina Ambiente ad obbligare l'amministrazione a tale scelta. Posti di lavoro, tutti al sicuro, sono le rassicurazioni del sindaco Cateno De Luca, comunicate direttamente agli operatori della Messina Servizi, bene comune, ieri mattina in autoparco. Perché ho preso l'impegno al tavolo concertativo che, se ci sono comunque le condizioni, manterremo comunque pubblico il servizio. Questo, guardate, è la linea, è la storia e sono le cose. Amministrazione in queste ore alle prese con i pareri legali. I cittadini sperano intanto solo che le montagne di spazzatura spariscano dalle strade dopo lo strano guasto contemporaneo di tanti mezzi. Il direttore generale Aldo Iacomelli ha comunicato ieri l'istituzione di un'unità di crisi perché il primo passo è ripulire la città. Io ho fatto un'unità di crisi perché a mali estremi ci vogliono estremi rimedi, quindi adesso noi siamo focalizzati sul risolvere il problema. Il secondo, riorganizzare il settore rifiuti affinché Messina pulita ci resti. È stato chiesto da più parti, dal Consiglio Comunale e anche dalle organizzazioni sindacali, di continuare il servizio in gestione pubblica, l'abbiamo fatto e al tavolo della Salva Messina abbiamo anche individuato una serie di percorsi anche in relazione a quelli che sono i servizi aggiuntivi che abbiamo già deliberato in giunta e andranno in Consiglio Comunale nei prossimi giorni.